oggi quello che avviene sui giornali è ancora più clamoroso rispetto a quello che abbiamo raccontato nei giorni scorsi, o meglio quello che avviene rispetto alle ONG. Nell'ordine scopriamo che un sacerdote libico che viene intervistato peraltro oggi da Avvenire come se nulla fosse, oggi il giornale con Fausto Biloslavo scopre essere uno di quelli che tenevano una chat segreta e parallela tra le ONG e i trafficanti di uomini, una chat parallela rispetto a quella ufficiale che c'era con la Guardia Costiera, come per dire la Guardia Costiera è meglio che certe cose non le sappia. Oggi scopriamo dal Corriere della Sera che ci sono indagini su altre ONG, tra cui quelle fenomenali del Medici Senza Frontiere. Oggi scopriamo che questa ONG tedesca, quella che aveva scritto la prua Fuck Rome, era piena di attivisti no border, cioè centri sociali che sostanzialmente utilizzavano quella nave per fare le loro proteste, portandole dal Brennero al Mediterraneo, che crediamo noi bene con quale amore nei confronti della nostra patria. Oggi, insomma, scopriamo quanto era profondo il sistema di queste ONG che non hanno firmato gli accordi, tranne tre, sull'Italia. Una cosa che mi ha veramente impressionato sulle ONG, oggi vi consiglio di leggere l'intervista al direttore generale di Save the Children, mi sembra che sia il direttore generale, Valerio Neri, che viene intervistato al Corriere della Sera e sembra scusarsi. Credetemi, scusarsi, si scusa perché dicono che da Save the Children è partita la denuncia nei confronti della barca tedesca e lui dice non siamo dei delatori, cioè dice non siamo dei delatori, cioè Save the Children dice non siamo dei delatori quando quelli facevano gli accordi con i trafficanti d'armi, i trafficanti di uomini secondo le accuse della polizia, quindi fino ad ora si parla del peggio che si possa essere e loro si giustificano nel non essere delatori e dice abbiamo timore che veniamo considerati troppo dipendenti dal governo italiano perché abbiamo firmato il protocollo, cioè vengono marginalizzati perché avrebbero svolto il loro ruolo. E allora chi l'ha fatta questa denuncia? Beh, lui dice la denuncia nei confronti della nave tedesca l'ha fatta dei tecnici che erano a bordo della nostra nave e che non erano dei Save the Children. Grazie a quei tecnici, io dico grazie a loro, sappiamo che quello che aveva detto il procuratore Zuccaro e la procura di Trapani è vera, cioè si vergognano quelli di Save the Children di essere stati artefici del sequestro della nave di Trapani. Ricordatevi, amici che seguite questa zuppa di porro, che sono diventate centinaia di migliaia, ricordatevi quando vi chiedono i soldi, Save the Children, Medici Senza Frontiere, e queste ONG negli aeroporti vi fanno due palle così, di reagire come reagisce il pilota dell'aereo più pazzo del mondo. Se non me lo ricordate, guardate la clip su YouTube dell'aereo più pazzo del mondo e come reagisce quando vi vengono i monaci tibetani, i bambini profughi, tutti gli vengono a chiedere qualche obolo, e ricordatevi come reagisce in quel film. I vostri soldi in beneficenza dateli, è sacrosanta, il liberale pensa che la beneficenza sia fondamentale, ma forse non a organizzazioni non governative che spiegano a noi che facciamo beneficenza come dovrebbero essere usati meglio i nostri soldi e come dovrebbero essere le nostre politiche. È una cosa incredibile intervista a Valerio Neri oggi, che si vergogna che qualcuno abbia fatto un mestiere giusto. Travaglio sul suo foglio, cioè sul fatto, oggi dice si dovrebbero chiedere scuse a Boldrini, Grasso, Gentiloni, Renzi, Orlando, Legnini, l'Avvenire, e fa tutta la lista di coloro che avevano attaccato il procuratore di Catania, che aveva detto che le ONG avevano qualche problema perché andavano a prendere i migranti come dei taxi. Oggi ha intervistato Di Maio e a ben onde del prendersi il meriti di questa polemica sul Corriere della Sera, mi sembra, Di Maio su Repubblica. Ma la cosa incredibile è che Travaglio parla di Galassia Parolaia di sinistra, ma se ne dimentica uno che è il capostipite della Galassia Parolaia di sinistra. Io condivido tutto quello che ha scritto Travaglio, anche se si è presa un po' troppo con Manconi, che ha un, voglio dire, ha una sua standing, diciamo, di difesa dei carcerati, dei rifiuti di questa umanità, anche colpevole, diciamo che gli deriva da una storia personale incredibile. Ma la cosa che mi diverte è che non se la prende Travaglio con il principe dei parolai della sinistra, Saviano. Saviano oggi su Repubblica riesce a scrivere: io sto con Medici Senza Frontiere. Bene, già che ce la poteva dire che stava con i ragazzi della barca tedesca. E sapete perché? Perché stiamo criminalizzando il gesto umanitario.
criminalizzando il gesto umanitario. Allora, lui dice, se si fossero trattate le mafie con la stessa cattiveria con cui stavamo trattando le ONG, avremmo sconfitto il fenomeno mafioso molto prima. Beh, io dico, se questo è il modo di ragionare di Saviano, pensate un po' voi le balle che ci racconta sul sistema mafioso italiano. Perché se quello che lui considera criminalizzazione del gesto umanitario è quello che sta facendo l'Italia, cioè indagare nei confronti di ONG che hanno rapporti opachi con i trafficanti di uomini, indagare, non sta facendo altro che indagare, ha sequestrato una nave perché ha visto delle foto che davano, secondo gli inquirenti, le prove che poi verranno dimostrate nel processo, ma comunque il fenomeno dell'immigrazione è certamente fuori controllo. Ma insomma, se parla di criminalizzazione del gesto umanitario, dà il senso di come la sua mente sia, diciamo, orientata, ecco, orientata, così evitiamo di fare casini.